Ieri a Fiume Freddo di Sicilia, la FIDAPA di Fiume Freddo, insieme alla Proloco e l'Associazione Entello, hanno celebrato i 35 anni di attività del maestro della carta papiro Michele Patanè con un incontro dedicato a questa pianta acquatica tipica del fiume Freddo, dove cresce all'interno dell'equadare. Michele Patanè, 35 anni fa, ha studiato un metodo di lavorazione per produrre il foglio di carta papiro, valorizzando questa tipicità del territorio. Ieri ha preso la parola anche il sindaco Angelo Torrisi, che ha promesso di promuovere un tour dell'acqua e dei laboratori tenuti da Patanè per tramandare quest'arte alle giovani generazioni. La conferenza, moderata dal vicepresidente della Proloco Alfio Monaco, ha visto alternarsi gli interventi della presidente FIDAPA sezione Fiume Freddo Antonella Currenti, di Caterina Scuderi dell'Associazione Entello, della scrittrice Marinella Fiume e del professore di botanica presso l'Università di Catania Pietro Pavone. È una pianta molto antica. È nota per la carta papiro. In realtà nell'antico Egitto si faceva la carta papiro per poi tramandare ai posteri attraverso dei geroglifici tutta la vita di quell'epoca. Stiamo parlando di 3500 anni fa. Ci sono diversi papiri che sono stati ritrovati all'interno delle piramidi, sono state recuperate, alcune si trovano nel Museo Egizio di Torino, altre si trovano in Germania. Io farò vedere un po' di queste, nella mia conferenza, farò vedere queste figure storiche del papiro. Poi c'è anche la parte botanica del papiro, come è fatto, le radici, i rizomi, i fusti che si chiamano culmi, l'ombrella che non è altro che una grande infiorescenza, in modo da dare l'idea a chi ascolta come è fatto questo papiro da un punto di vista botanico e anche da un punto di vista ambientale, perché noi in Sicilia attualmente il papiro si trova soltanto al Fiume Freddo, si trova alla Gurna, si trova al Fiume Ciane e poi piccoli appezzamenti di terreno dove è coltivato più per estetica, per bellezza che non per significati botanici ovviamente. Ma tuttavia, anche per quanto riguarda la presenza del papiro in Sicilia, ci sono state tante discussioni. È autoctono oppure è una pianta che è stata introdotta? E allora c'è chi dice che l'hanno portato gli arabi, c'è chi dice che era presente prima degli arabi, c'è chi dice che il faraone l'ha donato a Siracusa. E questo, tutto questo alla fine lo farò vedere, dirò, ma con la conclusione che il papiro non è autoctono in Sicilia. Siamo stati in questo posto che poi è diventata un'oasi naturalistica quando ancora dovevamo programmare proprio che potesse diventarlo. Quindi, essendo che eravamo sul luogo, abbiamo visto queste piante e provvedendo anche alla pulizia del fiume, dell'equadare, poi io me le sono impiantate per conto mio. E mi è venuto questo entusiasmo di provare a vedere se riuscivo a fare la carta papiro. Però la cosa curiosa è che io non è che ho fatto una carta papiro per venderla, per fare, diciamo, artigianato, l'ho fatta per riprodurre le mie opere d'arte. Ora, un'altra cosa interessante è che io vorrei, dato che sarà quasi impossibile che avviare una scuola del papiro, perché già in passato io ci ho provato, vorrei che Fiume Freddo diventasse un punto di riferimento per coloro che vogliono vedere questa pianta da vicino, oppure anche vedere il laboratorio, perché credo che sia quasi impossibile vedere questa pianta e proprio toccarla con mano. Io sono riuscito, attraverso la collaborazione dei sindaci che abbiamo avuto, a impiantare questa pianta qua in 3 location comunali. Quindi il mio intento è creare il tour del papiro, collaborando anche con altre associazioni, con la FIDAPA, con la Proloco, con la stessa associazione che rappresento io, la Entello. A coronare la serata i balli folk dell'associazione Arcobaleno, particolarmente suggestiva la tarantella Scacciapinzeri, scritta da Marinella Fiume, musicata da Michele Patanè e coreografata da Deborah Pizzino. Una storia, e allora balla la mia,